Laura, è il momento di fare un bilancio, siamo qui a fine anno per festeggiare, anche se in realtà c'è ancora un traguardo vicino da raggiungere. Che bilancio facciamo fin qui? Secondo me è positivo, cioè io ci guardo comunque in un modo molto positivo, siamo non nel posto dove vogliamo esserci, però stiamo prendendo la strada giusta e stiamo sempre crescendo e credo che questa strada si può finire bene. Quanto sentite all'interno dello spogliatoio che la stagione in realtà è cambiata? Ma tanto, io comunque sento che le ragazze si fidano, hanno fiducia, sono sicurezza e credo che il nostro gioco sta comunque crescendo e con pazienza si arriva alla fine, no? All'inizio non si vince niente e con questa pazienza possiamo arrivare fino in fondo. Contro le campionesse d'Italia avete giocato probabilmente i 4-7 migliori della vostra stagione, cosa vi è mancato? Magari l'ultimo pass, in senso sbagliare ancora di meno, spingere il momento importante ancora di più, mettere la palla giù ai momenti che c'è bisogno, però piano piano anche questa cosa arriverà, sono convinta e credo che comunque, come ho detto prima, stiamo veramente crescendo. Adesso è fondamentale andare a vincere a Bolzano. Sì, quello è il nostro obiettivo adesso e faremo tutto per vincere di là.